Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nostro canale. Oggi volevamo portarvi un video diverso dal solito, nel quale vi descriveremo per noi i tre fatti più importanti che hanno innalzato il valore della Serie A. Partiamo subito con l'aumento di prestigio della Serie A, ovvero sono stati acquistati una serie di giocatori che hanno contribuito all'innalzamento della qualità della Serie A. In primis, nel 2018 è stato acquistato Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. In estate nessuno se lo aspettava. Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juve all'età di 33 anni. È un destro naturale, in grado di usare bene tutti e due i piedi. Il suo ruolo ovviamente di natura è l'ala, che può essere anche un centravanti. È dotato di dribbling, fiuto del gol, stacco aereo, cross e molta forza fisica. Un po' la sua pecca sono le punizioni da quanto alla Juventus, che appunto non ha mai segnato. Nel 2018 appunto con la Juve Cristiano Ronaldo ha segnato 42 gol in 52 presenze, una media al di sotto di quella che aveva con Real Madrid, dove nel 2009-2018 ha ben segnato 311 gol in 292 presenze. È un giocatore che non si discute assolutamente, ha vinto 5 Champions in totale, 4 con Real Madrid e una con Manchester United, 4 mondiali per club, di cui 3 con Real Madrid e una con Manchester, 2 Supercoppe europee entrambe con Real Madrid e a livello individuale annoverano 3 palloni d'oro. In nazionale ha vinto un europeo nel 2016, quello giocato in Francia. Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus con un contratto da 4 anni, quindi fino al 2022, con 30 milioni netti all'anno di euro. Il costo dell'operazione si aggira attorno ai 100 milioni ed è un costo abbastanza elevato. Infatti si pensava che se la Juve non fosse andata tanto avanti in Champions avrebbe avuto delle perdite abbastanza sostanziose. Nella Juventus appunto Ronaldo ha vinto un campionato, una Supercoppa italiana, ma appunto è stato preso assolutamente per vincere la Champions e la Juventus non può accontentarsi di vincere solo il campionato. Nella Juve appunto lui ha segnato, come ho detto prima, 42 gol e molti dei quali appunto sono arrivati su calcio di rigore. Girano voci che Ronaldo appunto voglia tornare al Real Madrid, ma per ora sono solo delle voci e non c'è nulla di ufficiale. Altri due colpi fondamentali che hanno inciso sull'innalzamento della qualità della Serie A sono sicuramente quelli di Lukaku e Sanchez, arrivati con due formule diverse, ovvero Lukaku è stato acquistato dall'Inter, mentre Sanchez è stato preso con un prestito secco di un anno. Entrambi i giocatori non hanno reso bene il Manchester United, soprattutto Sanchez. Lukaku è nel suo periodo migliore della carriera, ha 26 anni ed è un centravanti enormemente fisico, addirittura viene chiamato gigante buono. Predilige l'uso del sinistro e è abile nel gioco aereo. Col piede destro diciamo che non è scarso, però è abbastanza modesto. Sicuramente negli spazi aperti è molto devastante e una qualità che ha di spicco è il fatto che gioca molto per la squadra ed è molto umile con i compagni. Fatto sta che c'è stato un episodio veramente clamoroso successo in Inter Genoa, dove Lukaku ha ceduto il calcio di rigore ad Esposito, che poi è andato a segnare il suo primo gol in Serie A. Per quanto riguarda Lukaku, la tecnica non è il suo forte, ma questo si sa. Lukaku all'Inter sta facendo molto bene, ha segnato ben 17 gol in 24 presenze, quasi la media di un gol a partita, e ha fatto 5 assist in totale. Con Lautaro Martinez ha un feeling speciale e forma una bella coppia. Nel 2017-2019 Lukaku in 66 presenze ha fatto 28 gol con il Manchester United.
una media di circa 2,4 gol, una media di circa un gol ogni 2,4 partite. Un bottino per un attaccante, diciamo, un po' al limite, considerando anche il valore del giocatore e considerando anche che all'Everton aveva fatto molto meglio. Lukaku non ha molti trofei in bacheca, ha vinto solamente una Coppa di Inghilterra col Chelsea e nel 2011 un campionato belga. È stato acquistato dall'Inter per 65 milioni più 10 di bonus e ha uno stipendio di 7,5 milioni netti annui. Il suo contratto è di 5 anni. Per quanto riguarda Sanchez, il giocatore cileno ha 32 anni ed è un giocatore, si può definire, molto esperto. Il suo ruolo principale è quello di seconda punta, ma può ricoprire anche altri ruoli, come l'ala destra e il trequartista a supporto di una punta. Ha dimostrato nella sua carriera buone doti nel tiro, nel dribbling e nello scatto. Ha battuto qualche volta anche i calci piazzati dimostrandosi discreto. Sanchez, appunto, come abbiamo detto prima, viene da un periodo brutto al Manchester United. In 32 presenze ha collezionato solo 3 gol, quindi oltre a far pochi gol non ha giocato moltissimo. Nell'Arsenal, per dirci, aveva una media di un gol ogni 2 partite. Il suo dribbling preferito, e è quello che ricorda quasi un doppio passo, è stato soprannominato passo doppio triplo ed è quello che l'ha caratterizzato maggiormente nella sua carriera, questo tipo di dribbling. Sanchez, a differenza di Lukaku, ha vinto di più, ha giocato in team più blasonati come ad esempio il Barcellona nel periodo 2011-2013, dell'Arsenal e nel Manchester United. I suoi trofei appunto sono una Coppa di Spagna, 2 Supercoppe di Spagna, un campionato di Spagna con il Barcellona appunto, 2 Coppe di Inghilterra con l'Arsenal negli anni 2014-2017. E per quanto riguarda il contratto, è stato preso con un prestito secco dove l'Inter gli paga 5 milioni netti e lo United 7. Sanchez, a differenza di Lukaku, è stato molto sfortunato nella sua carriera appunto all'Inter. Ha avuto un problema al ginocchio causato da un brutto intervento di Cuadrado in un amichevole contro la Colombia e l'ho tenuto praticamente fuori 3 mesi, facendolo sostanzialmente non impiegare da Conte e quindi non integrarsi nello schema e non riuscire appunto ad imporsi. Lautaro Martinez ha sostanzialmente fatto molto bene e gli ha preso il posto. Non ci si aspettava questa partenza di Lautaro Martinez, anche se adesso è un po' in calo e Sanchez potrebbe appunto prendergli il posto. Che sia questa la svolta? Ed infine, altro arrivo per la Serie A, la ciliegina sulla torta, rullo di tamburi, Christian Eriksen, acquistato dall'Inter per circa 20 milioni nel mercato di riparazione, ovvero quello di gennaio 2020. Questo acquisto è importante e vitale per l'Inter, che aveva urgente bisogno di un centrocampista. Sicuramente può essere paragonato al colpo di Ronaldo, perché comunque è un giocatore di caratura internazionale, uno dei centrocampisti più forti al mondo, e appunto non è vecchio, anzi è nel pieno della sua carriera, ha circa 27 anni e il suo arrivo appunto è stato agevolato dalla sua volontà. Infatti non ha voluto rinnovare il contratto con il Tottenham e scadeva nel 2020. Questo ha fatto sì che in sostanza l'Inter ha potuto acquistarlo per soli 20 milioni, il Tottenham ha voluto guadagnarci il più possibile perché rischiava di perderlo a zero e soprattutto il progetto Inter ha interessato molto Eriksen, che altrimenti non sarebbe arrivato. È un trequartista dell'occorrenza, essendo utile tatticamente, può essere schierato anche come mezzala in un 4-3-3, che è il ruolo che ha interpretato nella prima parte della carriera all'Ajax. È abilissimo tecnicamente e nel calciare con entrambi i piedi è favoloso. Abbiamo visto un assaggio appunto nel derby Milan-Inter. È dotato di una classe sopraffina e di un'egregia visione di gioco.
Queste qualità appunto gli permettono di giostrare al meglio l'azione sul fronte offensivo, di essere un eccellente fornitore di assist. È uno specialista dei calci piazzati e mostra una buona potenza del tiro. Non è un centrocampista però a cui si può chiedere di recuperare palloni, il classico che siga gli Gagliardini più o meno. Nel Tottenham nel 2012-2020 ha fatto 51 gol in 226 presenze, praticamente quasi un gol ogni 4 partite, che per un centrocampista è un'ottima media, e ha fatto 89 assist in questi 8 anni. Date le sue caratteristiche, sto paragonato a Schneider e a Van de Vaart, oltre vabbè che è uno dei calciatori danesi più forti di ogni epoca, come Michael Laudrup. A livello di trofei non ha vinto molto, figurano praticamente solo dei campionati e delle coppe olandesi con l'Ajax. È stato acquistato appunto per 20 milioni e il suo stipendio è di 7,5 milioni netti più 1,5 di bonus, con un contratto di 4,5 anni, quindi per capirci gennaio 2020, giugno 2024. All'Inter è stato inserito con cautela, Conte nelle prime partite non l'ha inserito titolare, ma è stato messo appunto nel secondo tempo. Il suo primo gol è arrivato in Europa League contro il Ludogorets e ha già fatto vedere appunto che con i piedi è di un altro livello. All'Inter appunto serviva uno bravo sulle punizioni, quindi direi ottimo acquisto che ha iniziato di molto il valore della Serie A. Ora passiamo alla seconda parte del video, quella in cui andremo a spiegarvi, a descrivervi la crescita di Atalanta e Lazio, un altro fattore che ha contribuito sicuramente all'innalzamento della competitività della Serie A. Ormai sappiamo che l'Atalanta è una realtà consolidata nel nostro calcio e a livello di risultati sportivi ed economici lo stiamo vedendo. Nel 2016 è arrivata quarta e coincide con l'anno in cui appunto è arrivato Gasperini. Quella volta andò in Europa League, poi nel 2017-2018 è arrivata settima e nel 2019 addirittura arrivò in Champions League, conquistando la terza posizione arrivando davanti all'Inter. Attualmente è quarta e ha conseguito un risultato storico, ovvero è arrivata agli ottavi di Champions, dove potrebbe arrivare anche ai quarti se dovesse appunto non perdere in modo clamoroso a Valencia. Questo appunto non lo chiamerei un miracolo sportivo io, perché l'Atalanta ha un progetto molto... ha un progetto che sto pianificato già dal 2011, quando sostanzialmente Percassi ha acquistato la società, e in 9 anni ha portato l'Atalanta dalla Serie B alla Champions League. Sicuramente ha contribuito lo stadio di proprietà, che è adesso in corso di ristrutturazione, ma da lì appunto abbiamo appena detto che c'è stato un progetto importante. Questo progetto importante appunto consisteva nel cercare di spendere in modo oculato, cercare di avere un monte ingaggi contenuto e avere una corretta gestione delle plusvalenze. Sono stati fatti molti investimenti nelle infrastrutture e sul settore giovanile, che è uno dei migliori, e non si è rinunciato appunto a rinforzare la prima squadra. Molti dei ricavi dell'Atalanta sono arrivati appunto da plusvalenze fatte con giocatori prodotti internamente nel vivaio. Gli utili dell'Atalanta sono arrivati a raggiungere i 50 milioni anche. Ci sono molti giocatori chiave appunto nell'Atalanta che hanno inciso e hanno appunto portato l'Atalanta a raggiungere grandi risultati, oltre all'allenatore che dal 2016 ha appunto fatto un lavoro straordinario. Ci sono determinati calciatori che comunque hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. Ricordiamo appunto Gomez che è un giocatore veramente forte. Poi sono stati acquistati altri giocatori come Ilicic, che hanno dato una qualità sensazionale, Malinowski, Pasalic e Muriel. E poi c'è un altro giocatore che come ruolo è un esterno ma ha segnato quasi come un attaccante, ricordiamo Gosens, che appunto ha fatto molti gol. L'Atalanta dal punto di vista economico abbiamo detto che sta crescendo molto adesso, anche molto alla Champions, infatti grazie all'avanzamento in Champions sta prendendo anche molti ricavi da questa competizione.
Per quanto riguarda la Lazio, questa squadra dall'anno 2016 ha avuto una crescita pazzesca. In quell'anno arrivò Inzaghi, un allenatore che oggi viene usannato da molti, cioè i tifosi laziali lo considerano un top allenatore. Questo allenatore arrivò e impose subito il modulo 3-5-2. La Lazio, appunto, come mentalità, ha sempre cercato di spendere poco e di ricavare il massimo dalle vendite, quindi Inzaghi non si ritrovava proprio un top team. Però, con quei giocatori che aveva a disposizione, è riuscito a iniziare un percorso dove abbiamo visto la Lazio già nel 2017 avvicinarsi alla Champions League, e non è che avesse giocatori comprati a 50 milioni, 60 milioni. Ad esempio, Luis Alberto è un giocatore che era finito, presto acquistato dalla Lazio, è stato rivitalizzato da Inzaghi ed ha creato un giocatore forte, quasi un top player. È uno dei centrocampisti secondo me migliore in Italia, è un assist man e qualche volta fa anche qualche gol. Poi ci sono giocatori che sono cresciuti come Milinkovic-Savic è diventato un giocatore devastante, un giocatore di peso, di inserimento, che ha deciso molte partite. Ci sono giocatori come Immobile che adesso in questa stagione hanno fatto una cosa come 27 gol fino ad ora, e anche Acerbi, giocatore sensazionale che inizialmente era sottovalutato da tutti, ma adesso riconoscono tutti il suo potenziale perché appunto ha messo a posto un reparto da solo. La formazione titolare comunque a vista d'occhio se la può vedere con chiunque: Stracoscia come portiere titolare, Acerbi in difesa, Luis Felipe e Radu, che non saranno dei fenomeni però comunque sono giocatori di medio livello. Poi abbiamo un centrocampo formato da Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che secondo me è di tutto rispetto e lo definirei il migliore della Serie A. Esterni, Gioni, che tecnicamente è abbastanza forte, che si alterna con Lazzari, che come caratteristica ha la velocità, e dall'altra parte abbiamo Lulic. In attacco troviamo Immobile e Correa, con un Caicedo che anche questo giocatore ha deciso molte partite e che si alterna con Correa principalmente. La Lazio ora sta lottando per lo scudetto ed è in testa, secondo me meritatamente, avendo battuto comunque le sue due antagoniste principali come Inter e Juventus, e ha un vantaggio in più rispetto a queste due squadre in quanto appunto è fuori da ogni coppa. Inzaghi a questa squadra ha portato finora come trofei una Coppa Italia e qualche Supercoppa. Per ora il campionato non si sa se andrà avanti per via del coronavirus, però fino ad ora la Lazio ha fatto un risultato sensazionale. Veniamo al terzo e ultimo punto, che ha contribuito secondo me in maniera comunque importante ad alzare la qualità della Serie A. Secondo me appunto il ritorno in Serie A di Brescia, Lecce e Verona ha dato quell'impulso in più, cioè ha creato quel whiz in più, appunto perché sono tutte piazze importanti. Secondo me abbiamo appunto il Brescia che mancava dal 2011 in Serie A, abbiamo il Lecce che mancava dal 2013, che era sostanzialmente retrocesso per illeciti, e invece il Verona mancava da due anni. Per quanto riguarda il Brescia, questa squadra è arrivata prima in Serie B con 60 punti sotto la direzione Corini, però ora in Serie A sta facendo male nonostante il botto Balotelli, che nell'inizio del campionato sembrava aveva comunque ottenuto una serie di risultati positivi che sembrava appunto vedere il Brescia favorito per salvarsi, ma in realtà non è così. Ora si ritrova in ultima posizione e rischia di retrocedere, gli do un 30% di salvarsi. Il Lecce è arrivato secondo solo a un punto dietro al Brescia, e in sostanza è guidato da Liberani. Il Lecce ora sta lottando per salvarsi, ma rispetto al Brescia si trova in una situazione più calma. È quintultima se non sbaglio, e ha una rosa che
secondo me è leggermente superiore a comunque Mancosio, che ha fatto 7 gol giocando a centrocampo, la Padula e Falco, che sono giocatori sicuramente forti che possono aiutare il Lecce a salvarsi. Il Verona è arrivato ai playoff in Serie B, ha giocato i playoff ed è riuscita ad ottenere questa promozione in Serie A. Ha cambiato allenatore a giugno ed è arrivato Juric sta trasformando questo Verona in una vera e propria squadra, è una rivelazione. Infatti all'inizio del campionato io non gli avrei dato un soldo, considerando che i primi anni che Verona è arrivato in A prendeva un sacco di gol. Invece quest'anno il suo punto forte è proprio la difesa, e grazie a questo punto è riuscito a lottare, sta riuscendo a lottare per l'Europa League, e grazie a giocatori come Faraoni, Ramari e Kumbulla, Amrabat, Berre, Borini, presto al Milan, Pazzini, che ha esperienza e la qualità di Veloso, riesce sostanzialmente a lottare per l'Europa. Questi erano i tre fatti più importanti, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Un saluto a tutti, ci vediamo stasera per Juventus Inter.